Nel calcio i numeri non sono tutto, ma danno una fotografia reale di un percorso. Il Pescara ha chiuso al terzo posto, 65 punti, 19 successi, 10 all'Adriatico, 9 in trasferta, 8 pareggi, 11 sconfitte, 5 in casa contro Crotone, Catanzaro, Taranto, Picerno e Foggia. 58 gol fatti, terzo migliore attacco alle spalle del Foggia, 60 e del Catanzaro, 102. 42 reti subite, settima migliore difesa. Un campionato necessario da dividere in tre parti. Con Colombo in panchina, ben 35 punti nelle prime 14 giornate. Era la vigilia del match Pescara-Catanzaro. Nelle successive 15, sino alla trasferta di Cerignola, 25 febbraio, l'ultima del tecnico lombardo, crollo verticale. Soltanto 13 punti, frutto di tre vittorie, Monopoli, Viterbese e Potenza. 4 pareggi, Monterosi, Andrea, Latina e Giuliano. 8 invece le sconfitte, in casa contro Catanzaro, Taranto, Cerno e Foggia, fuori contro Virtus Francavilla, Avellino, Crotone e Cerignola. In quel momento, ribadiamo, 25 febbraio, il Pescara aveva 48 punti, era sempre terzo ma in caduta libera con 2 lunghezze di vantaggio sul Foggia, 3 sul Cerignola e 5 sul Picerno. In questo lasso di tempo 13 gol fatti, di cui 5 nel match interno col Potenza, 20 subiti. Con Zeman 17 punti in 9 gare, 5 vittorie contro Gelbison e Picerno in trasferta, Turris, Virtus Francavilla e Monopoli all'Adriatico, 2 pareggi contro Juve Stabia e Catanzaro, altrettante sconfitte a Messina e a Taranto, 18 gol fatti, 12 subiti. Ed ora i playoff, il cui inizio molto probabilmente slitterà per il caso Siena al prossimo 11 maggio. Si attende solo l'ufficialità. Se così fosse, il Pescara, che nel girone C ha concluso la stagione regolare al terzo posto, scenderebbe in campo per la gara di andata del primo turno della fase nazionale, di fatto gli ottavi di finale, mercoledì 17 o giovedì 18 maggio. Il ritorno all'Adriatico in quanto testa di serie. 2 risultati su 3 a disposizione. Niente supplementari in caso di parità al 90esimo, biancazzurri promossi ai quarti, dove entreranno in scena le 3 seconde classificate dei gironi A, B e C, ovvero Pordenone, Cesena e Crotone. Il Pescara potrebbe essere ancora testa di serie solo se Lentella, la terza classificata ad aver conquistato più punti, 79, venisse eliminata agli ottavi.